Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Pirotecnica La Torretta. In questo video faremo un confronto tra petardi da 0,5 grammi. Abbiamo 9 tipi di petardi diversi, tutti da 0,5 grammi. Partendo da sinistra abbiamo i Tiger 5 della Levi, abbiamo poi i Tiger 4, anch'essi della Levi. Una particolarità che vi posso anticipare è che questo petardo qua, i Tiger 4, hanno la stessa identica grammatura dei Tiger 5, lo potete vedere. Qua Tiger 5 0,50 grammi e se prendiamo un Tiger 4, sorpresa sorpresa, 0,50 grammi, uguale identico. Quindi già qua vi posso dire, se dovete scegliere tra i due, andate sui 4. Il pacco contiene 20 pezzi e sono totalmente uguali ai 5. Ma comunque a livello di potenza invece vedremo tra poco quanto sono diversi tra di loro. Abbiamo poi i Viper 1 versione black e versione white, entrambi contengono 0,49 grammi per pezzo. Proseguendo torniamo in Italia, Cobra P1 della Di Blasio, questi 0,5 grammi per pezzo e penso che li conoscerà praticamente chiunque. E poi torniamo all'estero, Megatresk. Megatresk sono un ottimo petardo da 0,5 grammi, hanno tappino di plastica sia sotto che sopra, un botto davvero molto molto forte, ci hanno lasciato super sorpresi, sembrano decisamente di più dei 0,5 che contengono. Sono un ottimo petardo da 0,5, ma vedremo stasera al fonometro quanto sono forti. Abbiamo poi i Demon, non servono presentazioni. Questi non contengono propriamente 0,5, ma vogliamo vederli a confronto con competitor con grammature superiori per vedere quanto sono vicini. Infine abbiamo ultimi due petardi, anche qui andiamo all'estero. Abbiamo i gli Achtung della Triplex, questi non ci avevano soddisfatto granché, ma in teoria dovrebbero contenere 0,5 grammi. Poi non so dove se li siano mangiati, ma vabbè. E infine abbiamo i Pirate, questi si chiamano tipo Slazoni, qualcosa del genere, Pirate. Sono piccolissimi, guardateli a confronto con un Tiger 5, ma contengono 0,6 grammi. Questo cacatino qua contiene 0,6, questo cacatone 0,5. Com'è possibile? Lo scopriremo a breve. Perché partiamo col confronto. Pronto fuochino? Sì. Prontissimo. Direi di partire con Big Boy. Fonometro acceso. Vai, iniziamo col test con i Tiger 5 allevi. Sì, abbiamo un po' di groupies. ...110 per i Tiger 5 allevi. Non è male come risultato, devo dire. 110 decibel per i Tiger 5, non male. Proseguiamo con i Tiger 4. Ricordiamo che come sempre la distanza è sempre la stessa. Siamo a 5 metri dal punto della deflagrazione. Tiger 4. Porca vacca. 107. Siamo veramente lì lì. Proviamo un altro Tiger 4 per vedere se c'è una qualche differenza. Secondo Tiger 4, sempre a distanza costante 5 metri. 112. Ah, di più ho fatto. Sì, farei una media tra i 107 e i 112. 110. Sì, 110, uguali. Secondo me uguali. Quindi ragazzi, tenete conto che Tiger 5 e Tiger 4 sono totalmente identici anche al fonometro. Quindi a questo punto andate tutta la vita sui Tiger 4 che contengono più pezzi. Proseguiamo con i Viper 1 versione black. You can do it. Viper 1 black, 0,49. ...98! Che schifo! Sì! Mamma mia! Viper 1 dovrebbero essere da 0,49, ma sono totalmente inferiori. Andiamo col secondo Viper 1 Black. Ma ragazzi, è solo 0,01 in meno rispetto ai Tiger 4.
Ma non c'è storia, sono totalmente sotto. E siamo lì 100. Vai per uno, si attestano sui 100, decisamente sotto. Se dovete andare su petardi da 0,5G non li prendete. Sono divertenti perché costano poco, però non sono sicuramente botte da 0,5. Proseguiamo con i Viper 1 White. E qua sono sicuro di sono curioso di vedere se al fonometro cambia qualcosa tra White e Black. Novanta, i Ancora white fanno più peggio. schifo. Ottimo. Andiamo l'altro. Andiamo bene. Andiamo con l'altro. Novantotto. Si vede che prima era un pezzo un po' difettoso, però raga, siamo sotto i 100. I Tiger 4 erano a 110, siamo su un altro livello totalmente. Bene, torniamo in Italia e proviamo i Cobra P1, li conoscete tutti. Vediamo un po' Cobra P1 al fonometro a 5 metri di distanza. Naturalmente distanza uguale in tutto il test. Qua ci riscattiamo. Oh! 114. Figa. Ebbè, tutto un altro tipo di petardo rispetto ai Viper. Poi vediamo il buco. E 108. Buono. Facendo una media siamo sui 111, 112. 12, esatto. Bene, raga. Cobra P1 decisamente validi, e per ora è il miglior petardo da 0,5G, vedremo la classifica finale alla fine. Proseguiamo con i Megatresk. Questi sono davvero un ottimo petardo, ve lo sto facendo vedere al contrario. Questi sono davvero un ottimo petardo da 0,5, ve li consiglio. Adesso li vediamo al fonometro. Megatresk. Putrella! 112 Quanto? il primo Megatresk. Figa. Andiamo col secondo Megatresk. Ma li ricordavo forti. Ottimo. Se... 110. Sì. 112. Direi 112-110, siamo lì. 111. Sì, direi che i Megatresk sono sicuramente allo stesso livello, forse un filino sotto i Cobra P1, ma sicuramente un petardo da 0,5 di altissimo livello. Adesso proseguiamo con i Demon, li conoscete tutti. Questi in realtà hanno 0,45 e non 0,5, quindi sono un po' penalizzati da questo. Però vediamoli. Ottimo, 100. Però contengono un po' meno grammatura rispetto agli altri. E 100 comunque è quanto i Viper che hanno più grammatura, quindi vediamo mo. Cento. 98, 100, sì, sui Demon siamo sui 100 a 5 metri, non è niente male in realtà. Demon quindi davvero niente male, contate che hanno fatto tanto quanto i Viper, che dovrebbero contenere 0,49, quindi davvero niente male. Adesso proseguirei con gli Achtung, questi però non sono gli Achtung che pensate voi, ho il sospetto che siano degli Achtung pa patocchi. E fanno veramente schifo. Io li ricordo veramente schifosi, però. Vai, scatena la potenza.
Questi erano imbarazzanti. Non è arrivato neanche a 90. Ma cos'è? Sono dei raudi, cioè. Hai tu l'altro, mi sa. Guarda che recupero il crackers intanto. Andiamo col secondo, Achtung. Patocco. Occhio che va. 70. 78. 78. Mamma mia, che imbarazzo, raga. 80, cioè. Se li vedete, Achtung, pacchetto verde da 10, evitateli. Fanno veramente schifo. Ma anche i bambini si spaventano. Sì, no, son dei raudi. Proseguiamo con i Pirate. Slazzoni Pirate. Questi contengono 0,6 in realtà. Vediamo. Non me li ricordavo bellissimi. Sì? Me li ricordavo fortini. Vediamo un po' chi. E ci leccò. Chi si avvicina? Vai, vai. Tieni la torcia, coraggioso. Vai. Andiamo col secondo Pirate, sperando che non ci lecchi e che il primo non mi scoppi in faccia. Non male, però me li ricordavo più forti. Ricordavo decisamente più forte, sono andati sui 90 qualcosa, quindi in conclusione ragazzi questa è la classifica finale, la vedrete comparire a schermo. Bene ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale e consigliate i nostri video, consigliate di iscriversi al canale a persone che sapete che amano i petardi e fuochi d'artificio quanto noi. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.